Professore ha detto già tanto, allora oggi vi parlerò di big data, appunto di quelle che sono le tecnologie utilizzate nel caso in cui ci troviamo ad analizzare queste grandi mole di dati. Io sono Cristina, per l'appunto mi sono laureata qui in Data Science e ho svolto parte del mio master in Svizzera al Politecnico di Losanna. Ad oggi sto svolgendo il dottorato in Ingegneria Informatica con interessi principali le Computational Social Science, Digital Education e Fairness, quindi la correttezza degli algoritmi. Sì, esatto. Allora, sto collaborando al momento con il team per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri come data scientist. Allora, prima di iniziare a dire qualsiasi cosa, è sicuramente utile cercare di capire che cosa sono i big data. Generalmente le quattro caratteristiche con cui viene descritto il concetto di big data sono il volume, ossia quella che è la dimensione, diciamo big, quindi di fatto sono tanti, poi la velocità con cui questi cambiano, la loro varietà, quindi diversi formati che ci possiamo trovare ad analizzare, e la loro veridicità, ossia quanto i dati che abbiamo sono più o meno affidabili. Per avere un'idea di quelli che sono i numeri di cui parliamo quando si parla di big data, con volume indichiamo che al giorno riusciamo a archiviare e produrre 2,5 quintilioni di dati, che sono cifre con 13 zeri, e la velocità con cui li produciamo anche è incredibile, perché per esempio se solo pensiamo a Twitter, ogni minuto vengono postati circa 450.000 tweet, che sono numeri molto grandi, che oltre a indicare la velocità con cui produciamo questi dati, indicano anche degli impatti nel momento in cui questi dati li andiamo ad analizzare, perché sicuramente 450.000 tweet nuovi hanno un'influenza su quello che è il risultato di un'analisi. La varietà appunto di questi dati, i dati possono essere in vari formati, quelli standard che eravamo abituati ad analizzare sono definiti strutturati, quindi hanno una struttura che ben definita e precisa che seguono, e ad oggi invece abbiamo dati nella maggior parte non strutturati o semistrutturati. Per quanto riguarda la veridicità, questo è un punto cruciale quando si svolge un'analisi, in quanto prima di trarre qualsiasi conclusione risulta essere estremamente importante avere chiaro che rappresentatività ha il dato sull'obiettivo che vogliamo raggiungere, altrimenti magari ci troviamo a dare delle conclusioni su fenomeni che i dati descrivono solo parzialmente, e quindi di conseguenza magari siamo portati a fare delle affermazioni non vere del tutto. Ad oggi in Italia la cultura del dato è qualcosa su cui si sta lavorando, e secondo me è carino partire dal concetto espresso da Einstein, secondo cui l'informazione non è conoscenza. Mi piace in generale immaginare la fase di collezionamento di big data come di dati come una collezione di informazioni, le quali sono lì, ma non sappiamo leggere. L'immagine che ho è quella dei volantini dei supermercati che ci arrivano e riempiono le nostre buche delle lettere, che poi vengono portati sul tavolo della cucina e ristagnano lì per un po' di tempo. Queste sono fondamentalmente informazioni che noi dentro casa possediamo, ma che non abbiamo analizzato. Quindi il secondo step per rendere magari l'informazione contenuta nel volantino utile è quello di renderla conoscenza, e come si rende conoscenza nel nostro caso? Tramite l'analisi. Difatti quindi i dati in sé per sé hanno un valore potenziale che viene espresso nel momento in cui il dato viene analizzato. Le aziende che sono promotrici dell'utilizzo del dato come vera e propria risorsa sono quelle a noi più note, come Facebook, Google, Netflix, Twitter e tante altre. Queste di certo sono le più famose, ed è un fenomeno che mano a mano nel corso del tempo si sta diffondendo, perché proprio si riconosce un valore sia monetario che un valore anche sociale in dei casi del dato, e quindi sicuramente è un qualcosa che va promosso. La scienza che si occupa dell'analisi dei dati è appunto la data science. La data science viene descritta come un'unione di varie skill che sono matematiche e statistiche, quindi la capacità di formalizzare matematicamente dei concetti o delle idee, la capacità di utilizzare strumenti informatici, e qua parliamo di hacking skills,
E poi delle cosiddette soft skills che permettono di esprimere e condividere quelli che sono i risultati delle nostre analisi. Ci sono varie definizioni per la figura di data scientist, la prima che è molto seria, la quale proprio dice che il data scientist è colui il quale si occupa del reperimento dei dati, della loro esplorazione, della loro analisi, della loro interpretazione ed anche della loro comunicazione al pubblico. Poi ci sono invece le definizioni un po' più semplicistiche e divertenti, con cui data scientist viene definito come uno statistico che è migliore di qualsiasi altro statistico nel sviluppare software informatici ed un informatico che è migliore di qualsiasi altro informatico nel costruire modelli statistici. Allora, però ci stiamo sicuramente chiedendo come mai è necessario avere una figura che racchiuda tutte queste skill, quando fino ad oggi avevamo la figura dell'ingegnere informatico e quella dello statistico, magari tra loro separate. Il fatto è che nell'analisi dei big data è necessario che il data scientist sia cosciente e consapevole di quella che è l'intera pipeline che i dati devono che bisogna compiere al fine di riuscire a ottenere delle analisi di dati significative. In particolare, quindi, la data science può essere rappresentata come una pipeline, quindi un processo composto da vari step di cui il data scientist deve essere al corrente. Questa pipeline si compone di una prima individuazione di quello che è l'obiettivo che vogliamo raggiungere, la raccolta dei dati e la loro pulizia, per poi passare alla fase esplorativa in cui si inizia a cercare di capire le caratteristiche del dataset che utilizziamo, poi la costruzione di un modello ed infine la condivisione dei risultati ottenuti. Lo scopo finale del data scientist e della scienza dei dati è di costruire dei data product che possano rispondere a delle domande. Per esempio, Google Translate è un classico data product che prevede l'utilizzo e la costruzione di un modello per definire un servizio all'utente finale. Quindi il data product è l'obiettivo finale e generalmente ogni data product cerca di permettere agli utenti di esplorare quelli che sono i dati che lei ha utilizzato per costruire questo prodotto. Vorrei farvi vedere un esempio di questo data product, oltre a Google Translate che tutti conoscete. Per esempio, questo è un prodotto un po' più descrittivo, dove è possibile selezionare lo stato di interesse, in questo caso abbiamo gli Stati Uniti, e a seconda di quello che è il paese su cui vengono passati, vedete che la dimensione del paese cambia, quindi fa vedere quella che è la dimensione degli Stati Uniti rispetto alla Russia, ad esempio, e lo stesso si può fare rispetto alla Cina, l'India e tutti i paesi, e questo si può ripetere per tutti i paesi. Questa è un'applicazione in cui non c'è dietro un particolare modello matematico o statistico, che però dà la possibilità a un utente curioso di sapere qual è la dimensione dell'Italia rispetto a un altro stato del mondo, di farsi un'idea in modo facile e intuitivo, visualizzando e non magari andando a vedere quella che è la superficie totale dei due paesi a confronto. Ok, quindi diciamo che poniamo come nostro obiettivo quello di cercare di capire quella che è la pipeline che porta alla definizione di un data product. Come stavo accennando prima, possiamo distinguere cinque fasi. La prima è quella dell'ask, ossia del domandarsi che cosa mi interessa, cosa potrebbe essere utile, qual è un obiettivo scientifico che voglio raggiungere e che cosa voglio estrapolare dai dati che ho a disposizione. La seconda fase è quella del get the data, quindi trovare i dati utili per rispondere alle domande che mi sono posto, quindi esplorare questi dati, costruirne il modello e comunicare i miei risultati. Partiamo dal porsi le giuste domande. Che cosa vuol dire porsi le giuste domande? Riuscire ad identificare qualcosa che può essere utile all'utente finale. Per esempio, Google per Gmail è arrivato a capire che per la gestione delle mail poteva essere interessante riuscire a distinguere tra email spam e email not spam. Esattamente, il processo che Google ha dovuto definire per riuscire a distinguere tra spam e non spam è esattamente un processo che
descritto dalle pipeline di un data scientist, quindi dalle email che avevano collezionato tramite gli utenti registrati a Gmail, hanno esplorato le mail. Quindi che cosa vuol dire esplorare in questo caso le mail? Cercare di identificare quelle che sono le caratteristiche che contraddistinguono, almeno dal punto di vista intuitivo e riconoscibile da occhio umano, le mail che hanno le caratteristiche di essere una spam, e quindi noi umani a vista riusciamo a dire: ah, questa non è una mail scritta da un essere umano, e quelle che invece lo sono. E una volta identificate le caratteristiche, le ha formalizzate in termini quantitativi, quindi definendo quelle che si chiamano delle variabili, e queste variabili, quindi queste informazioni sulle singole mail, sono state utilizzate per costruire un modello che automaticamente, prendendo una mail, è in grado di dire: questa è una spam, questa non è una spam. Altre tipologie di applicazioni che però coinvolgono sempre l'utilizzo dei dati sono per esempio delle app. C'è questo un ragazzo di Roma che ha costruito un'applicazione la quale ci dice la fila ai pronto soccorso. Questo ragazzo fondamentalmente ha collezionato, andando sul sito degli Open Data della Regione Lazio, è riuscito a trovare il dataset che dice quante persone sono in fila d'attesa, con quale codice ad ogni pronto soccorso, e difatti ha fornito un prodotto all'utente finale che, nel caso in cui dovesse andare all'ospedale, può consultare l'applicazione per vedere quello che è l'ospedale che più velocemente riuscirebbe a servirlo. Ci sono poi delle applicazioni sempre di visualizzazione che vedremo dopo, e sulla Divina Commedia cercheremo di fare noi un'analisi nella seconda parte della lezione. Quindi questa è la prima parte, ci poniamo la giusta domanda: vogliamo risolvere un problema, vogliamo rispondere semplicemente a una domanda? Ci servono i dati. Dove possiamo cercare i dati? Ci sono diverse fonti, ci sono le fonti istituzionali che sono per esempio la Banca Mondiale, l'OECD, che hanno dei dati aperti che possono essere analizzati, anche se sono generalmente non troppo aggiornati. Poi abbiamo Wikipedia, che sicuramente dal punto di vista testuale è un contenitore di tantissime informazioni e viene utilizzata attualmente per la costruzione di modelli che riescono per esempio a definire la similarità tra le parole, dove per similarità non intendo magari quante lettere hanno in comune le varie parole, ma proprio semanticamente quanto la parola re e regina sono vicine tra loro. E poi abbiamo tutto il mondo degli open data, che sicuramente dovrebbe essere sfruttato di più rispetto a quanto lo è ad oggi, e se mai vi dovesse, secondo me, succedere di provare ad avviare un progetto di analisi con i ragazzi, sarebbe sicuramente carino avvicinarli anche a quella che è la cultura del dato open, che quindi viene messa a disposizione nella maggior parte dei casi dalla pubblica amministrazione e che può essere utile per fare delle applicazioni carine come poteva essere quella del pronto soccorso. E poi ci sono come erogatori di dati che mettono a disposizione dei servizi proprio per collezionare i loro dati Facebook, Twitter, e poi in generale nel mondo della ricerca ci sono per lo sviluppo di modelli ci sono dei dataset standard che vengono utilizzati per cercare di dire quanto un modello sia buono o meno. Vedremo poi dopo come si collezionano i dati. Si può far riferimento appunto agli open e scaricare questi dati è molto semplice. Si va sul sito dei dati open, generalmente si inizia con una semplice query sul motore di ricerca, dataset per la salute, allora si viene linkati generalmente dati open che sono strutturati nella maggior parte dei casi, il che vuol dire che hanno per esempio le scuole di Roma, ci avrà la colonna che indica la geolocalizzazione, la colonna che indica l'indirizzo, la colonna che indica il numero di studenti che contiene, una serie di informazioni che sono però ben strutturate e che generalmente tutte le scuole hanno. Poi abbiamo i dati che non sono strutturati o che sono semistrutturati. Questa tipologia di dati sono i dati che vanno scaricati dopo aver costruito i cosiddetti crawler, che sono dei software che avevate già trattato, penso, nella lezione del motore di ricerca, che permettono di scaricare i dati in modo automatico quando questi magari non sono in un formato che può essere il file di testo dell'open data. Una volta raccolti, questi vengono organizzati, puliti, e vedremo
questa fase più tardi, o altrimenti c'è un'altra tecnica per raccogliere i dati nel momento in cui questi non sono disponibili, che è il crowdsourcing, ossia utilizzare la crowd, la folla, per riuscire ad ottenere quella che magari può essere anche l'idea stessa che gli utenti finali hanno. Quindi, per esempio, in Sud America ci sono vari progetti di ricerca che nella maggior parte dei casi sono finanziati dalle ONG, quindi dall'ONU, dall'UNICEF, le quali richiedono proprio ai cittadini di identificare tramite una foto, tramite un messaggio, quelli che sono i punti in cui per esempio non arriva l'acqua. Quindi io cittadino segnalo alla pubblica amministrazione che in questa casa che si trova in questa particolare area non arriva l'acqua, i dati vengono collezionati dalla pubblica amministrazione, la quale utilizzerà questa informazione collezionata dal crowd, quindi dalla folla, dai cittadini, per prendere scelte e decisioni politiche rispetto a magari la diffusione e la capillarità delle fonti d'acqua all'interno di una particolare città. Queste sono tutte potenzialità che i dati hanno e che ad oggi almeno sono tanto sfruttate all'interno delle aziende private, ma poco dal punto di vista amministrativo. A cosa bisogna stare attenti però nel momento in cui si collezionano i dati? A due cose fondamentali. La prima, che è la data privacy, ossia quanto i dati che stiamo utilizzando contengono informazioni sensibili che possono andare a che sono negative o possono causare problemi ai diretti interessati. Questa è sicuramente una domanda che ci si deve porre. Quanto questi dati sono aperti, quindi io li trovo su internet, li posso collezionare o no? Ci sono delle restrizioni? Bisogna cercare di informarsi quando si decide di scaricare dei dati. E inoltre, questo però è più un pensiero relativo al data scientist, che deve fare lui nel caso in cui lo vuole fare, che è l'etica del dato, ossia decido di cercare di rispondere a questa domanda. Nel caso in cui rispondo a questa domanda, che cosa implica? Ha delle implicazioni? Può influenzare le persone magari a pensare in una determinata ottica rispetto che a un'altra? Quindi porta dei problemi o dei cambiamenti all'interno della società? Un buon data scientist si pone anche questa domanda nel momento in cui definisce la domanda a cui vuole rispondere, mentre per quanto riguarda la prassi, nel momento in cui si è collezionato il dato è necessario fare un cleaning, quindi una pulizia, e allo stesso tempo, nel caso in cui i dati vengono collezionati da fonti differenti, risulta essere necessario avviare un processo che è definito come data integration, in cui si integrano appunto le fonti, i dati dalle diverse fonti. Può essere una cosa molto banale anche il formato in cui l'indirizzo di una scuola espresso nel dataset del Ministero dell'Istruzione è diverso dal formato in cui è espresso nel dataset del Comune di Roma, e quindi è difficile riuscire a capire che stiamo parlando dello stesso istituto. Ovviamente questo quando sono le macchine a fare questo compito, a svolgere questo compito. Quindi si passa al passaggio dell'esplorazione dei dati. A questo punto diciamo che diventa tutto un po' più interessante e divertente, perché abbiamo questi dati e vogliamo cercare di capire e ottenere delle informazioni da queste. Esempi di informazioni che vogliamo ottenere possono essere come sono distribuite, ossia abbiamo l'età della popolazione, quindi abbiamo 100 individui e di ognuno abbiamo l'età. Vogliamo, chiedendoci come si distribuiscono, sapere quanti sono gli individui tra i 60 e gli 85 anni, quanti quelli tra i 35 e i 50 e così via. Quindi avere delle informazioni di massima sui dati che stiamo utilizzando. Bisogna però, nel momento in cui si fanno questo tipo di analisi, essere molto attenti anche al modo in cui si fanno e cercare di andare a considerare tutte le diverse angolazioni. Per esempio, in questo caso vediamo che se consideriamo solo questa tabella a sinistra, che in un'università su
un tot di applicanti uomini il 44% è ammesso, mentre su un tot di applicanti donne il 35% solo viene ammesso. Quindi, osservando solo questa tabella, l'idea che si potrebbe avere è che tendenzialmente quell'istituto accetta più maschi che individui femmine. Realmente però, se andiamo a estendere queste informazioni, osserviamo qua che a seconda del dipartimento la percentuale di ammissione è differente e che di fatti quella che era l'informazione che avevamo ottenuto dalla tabella iniziale, ossia dell'avere più ammessi maschi che femmine, è qualcosa che si verifica solo nel dipartimento che si verifica nel dipartimento C e nel dipartimento E. Quindi questa tipologia di informazione è definita informazione aggregata. Realmente bisogna stare attenti perché l'informazione aggregata spesso può essere fuorviante rispetto a quella che è la realtà delle cose. Bisogna porre attenzione, secondo me, e ci tengo molto a questa cosa, all'aspetto e l'importanza che la visualizzazione dei dati ha nel momento, in questa fase esplorativa. In particolare, sono registrate, immaginate che sia registrata siano registrati tanti punti le cui coordinate corrispondono alla velocità del vento e la temperatura. Quindi decidiamo di calcolare la media della temperatura e della velocità del vento per il primo dataset, per il secondo, per il terzo e per il quarto. Le medie risultano essere tutte le stesse. Procediamo e sempre facendo delle cose matematiche diciamo ok, su questi quattro dataset che hanno la media uguale, quindi probabilmente sono molto simili, cerchiamo di definire un modello. Il modello più semplice che si possa definire è una regressione lineare che fondamentalmente cerca di trovare la migliore retta per descrivere i dati e per misurare la relazione che c'è tra queste. Quindi in questo caso potrebbe essere all'aumentare della velocità del vento, aumenta o diminuisce la temperatura? Di quanto aumenta o diminuisce? L'informazione che traiamo da tutti i quattro dataset, almeno osservando i numeri, è esattamente la stessa. Poi, per curiosità dell'analista, si vanno a osservare i plot di questi quattro dataset e come si può vedere, nonostante la media e la retta che uscisse è esattamente la stessa per i quattro dataset, difatti i dati sono molto diversi tra loro, perché questo dataset mostra che per la stessa velocità del vento la temperatura aumenta, mentre qui esattamente vediamo che all'aumentare della velocità del vento la temperatura aumenta. E anche qui le forme che i dati assumono sono differenti e questo è sicuramente qualcosa che bisogna considerare nel momento in cui poi questi dati verranno utilizzati per costruire un modello o anche per descriverli a un pubblico, perché se avessimo utilizzato solo misure statistiche senza guardare i dati avremmo detto che questi dataset erano uguali perché la media era sempre la stessa, mentre di fatti osservandoli vediamo che non è assolutamente così. Poi per quanto riguarda i modelli, allora costruire un modello vuol dire formalizzare e trovare un modo formale per descrivere i nostri dati. Possiamo trovare diversi tipi di modelli, che sono i modelli predittivi, i modelli descrittivi e i modelli interpretativi. I modelli predittivi si pongono come obiettivo quello di partire dai dati e cercare di arrivare a utilizzarli per compiere delle predizioni sul futuro. Quindi se nei 5 giorni passati con la velocità del vento più alta la temperatura si abbassava, in base a questa informazione cerco di predire quella che sarà la temperatura domani sapendo quella che è la velocità del vento. In particolare, per esempio, i modelli predittivi possono essere utilizzati sia in quest'ottica, quindi conosco le dimensioni di una casa, prediciamone il prezzo, ma anche come classificatori, ossia date due immagini, quella di un gatto e quella di un cane, dire se per l'appunto si parla di un cane o di un gatto. Ci sono dei modelli che sono in grado, vedendo la foto, di dire gatto, cane, cane, gatto.
Poi ci sono i modelli descrittivi che hanno invece lo scopo di descrivere e sintetizzare tramite per esempio degli algoritmi quello che è il fenomeno osservato nei dati. E infine ci sono i modelli interpretativi che cercano di spiegare il comportamento del fenomeno. E in questo caso c'è una cosa molto simpatica, che è questa pagina in cui sono state misurate le correlazioni tra i fenomeni, dove per correlazione di fenomeno magari intuitivo, prima stavamo dicendo se c'è tanto vento mi aspetto che la temperatura sia più bassa. Questo vuol dire che io presuppongo che ci sia una correlazione tra la velocità del vento e la temperatura. In questo sito hanno preso fenomeni che intuitivamente tra loro non avevano niente a che fare e hanno mostrato che dal punto di vista statistico questi fenomeni hanno una correlazione. Quindi anche qui, se andassimo a vedere solo i dati, i numeri, e non tenessimo in considerazione il significato semantico magari di un concetto, affermeremo cose totalmente sbagliate. Ad esempio, qui dicono che la spesa, gli investimenti sulla ricerca, sullo spazio e sulle tecnologie fatti in America sono fortemente relazionati a quello che è il numero di suicidi tramite soffocamento o strangolamento. Sono cose assurde perché ovviamente non hanno alcuna correlazione. E così via, se siete curiosi ci sta questo sito dove ci sono tante cose simpatiche. Allora... Quindi i modelli sono strettamente connessi a una branca della data science che corrisponde proprio a uno step dell'intera pipeline, che è il machine learning, di cui sicuramente avete sentito parlare. Il machine learning nasce, non nasce oggi, ma è fondamentalmente il frutto del mix tra quelli che sono modelli statistici e matematici che esistono ormai da decenni e che oggi però vengono sfruttati su grandi moli di dati e che di conseguenza magari richiedono un pensiero in più su quella che deve essere la struttura da utilizzare per riuscire ad ottenere i modelli ottimi. Il machine learning si divide in due contesti, che sono il machine learning supervised e il machine learning unsupervised. Quando parliamo di supervised, fondamentalmente ci troviamo di fronte alla situazione di voler costruire un modello predittivo basandoci su delle osservazioni certe. Ossia, per arrivare a dire se il cane, la foto rappresenta un cane o un gatto, abbiamo un dataset che è noto come ground truth, che contiene già la risposta alle domande, ossia questa immagine è un gatto, questa immagine è un cane e così via per decine anche migliaia di immagini. A questo punto il modello che abbiamo formalizzato matematicamente lo addestriamo, quindi lo alleniamo sui dati che abbiamo già certi. Quindi il modello la prima volta predice qualcosa e legge: azzeccato o non azzeccato la predizione? Se non l'ha azzeccata, si corregge in modo tale da andare ad ottimizzare, dal punto di vista matematica, una funzione minimizzando quello che è l'errore che commette, quindi minimizzando il numero di gatti che predice in modo sbagliato e il numero di cani che predice in modo sbagliato. Una volta che il modello viene allenato, e questa è detta la fase di train, viene utilizzato su quelli che sono detti dati di test, quindi dei dati che non contengono le etichette, dove quindi non si sa se si parla di cane o gatto, e devono autonomamente, data l'immagine, dirci se si tratta di un cane o un gatto. E poi invece c'è la tecnica unsupervised, che è relativa soprattutto a quei dati dei quali non conosciamo le etichette, e fondamentalmente immaginiamo di avere magari un gruppo di studenti i quali hanno delle caratteristiche che possono essere tempo impiegato per lo studio, voto e quindi risultati ottenuti nel corso dell'anno, e vogliamo tramite queste informazioni cercare di definire dei gruppi interni alla classe. Si può in questo caso adoperare un algoritmo di unsupervised, che quindi non sa di fatti magari quelli che sono i gruppi nella classe, ma che li vuole imparare, vuole dare alla professoressa il modo di almeno identificare quelli che sono questi gruppi, così da poter magari diversificare la sua offerta formativa a seconda della caratteristica degli studenti.
È estremamente importante per i modelli di machine learning praticare una buona feature extraction, che vuol dire ossia cercare di capire anche intuitivamente quelle che possono essere delle caratteristiche importanti per arrivare a strutturare un modello per un determinato fenomeno. Il modello di machine learning più... Sì, certo. Solo che... Okay. Ah, e gradirei sapere conoscere la differenza tra machine learning e intelligenza artificiale. So che non è una domanda semplicissima, però se può dare una definizione abbastanza Sì, allora sintetica. sicuramente il machine learning è molto vicino all'intelligenza artificiale, perché ciò che l'intelligenza artificiale fa è di integrare all'interno di quelli che sono i suoi processi, quindi che può essere quello del gestire una mano che blocca una pallina o che si muove a seconda di quella che è l'informazione che ha attorno. Fondamentalmente il machine learning è uno step all'interno della pipeline della definizione di un processo di intelligenza artificiale. Quindi difatti non c'è una differenza, almeno dal mio punto di vista, ma il machine learning è inserito all'interno e viene utilizzato per sviluppare il processo di intelligenza artificiale. E lo stesso machine learning in dei casi può essere, diciamo, generalmente identificato come intelligenza artificiale. Quindi io direi che intelligenza artificiale è una pipeline e il machine learning rientra all'interno di questa pipeline come uno step piuttosto importante. Come può essere per esempio anche la macchina che si guida autonomamente, dipende assolutamente da modelli di machine learning. C'è una domanda? Modelli di machine learning supervised, che cosa vuol dire? Che sono modelli che sono stati allenati a determinate situazioni. Quindi la macchina riesce a bloccarsi nel momento in cui passa il pedone, perché ha già visto precedentemente, gli è stato insegnato che nel momento in cui vede qualcuno passare si deve fermare. La macchina non nasce con l'istinto di agire in un certo modo, ma difatti, se lo pensiamo, è molto vicino a quello che è il nostro processo di crescita, no? Tramite le esperienze impariamo a comportarci, la macchina tramite l'esperienza impara a guidare. Io volevo, non ho capito bene cosa fanno i modelli, cioè come funzionano a grandi linee chiaramente, i processi unsupervised. Ok, il processo unsupervised si distingue da quello supervised perché non viene allenato. L'allenamento di un modello supervised vuol dire che io offro al modello già le risposte alla mia domanda, almeno in quella che è la fase di allenamento. Mentre nell'unsupervised io gli do un insieme di dati, che come prima possono essere gli studenti, e gli chiedo, in base alle caratteristiche degli studenti, trovami i gruppi, per esempio. Però non c'è un'etichetta, quindi io, professoressa, non so di fatti quelli che sono il gruppo a cui Gino è assegnato. È qualcosa che non so. Quindi il modello dà una risposta. Quindi potrebbe trovare anche correlazioni assurde o ci sono comunque dei parametri per configurare e tirare fuori delle cose sensate? Come vedremo ci sono dei parametri per tirare fuori ovviamente cose sensate. Fatto sta che sicuramente non è un modello che se sbaglia ha la possibilità di capire di avere sbagliato come invece succede all'altro, perché di fatti noi non gli forniamo quella che dovrebbe essere la risposta. Quindi questa è la differenza. Il modello unsupervised quindi diciamo può sbagliare, nel momento in cui sbaglia non si può biasimare più di tanto perché io non gli ho mai insegnato a classificare correttamente qualcosa, però è sicuramente uno strumento super utilizzato e vi spiegherò poi dopo in che ottiche, e, anche se è super super utilizzato, è super importante anche per riuscire ad avere degli insight, delle informazioni su quelle che sono magari appunto gli studenti che abbiamo, no?
Molto interessante, dopo lo approfondiremo. Allora, per quanto riguarda la regressione lineare, è il modello più semplice. Fondamentalmente abbiamo un, supponiamo in questo caso di avere due variabili. Anzi, supponiamo di avere un insieme di persone che possiamo essere noi in questa, in quest'aula, e ad ognuno di noi sono associati due valori, ossia la nostra altezza ed il nostro peso. A questo punto riusciamo a visualizzare queste informazioni e ognuno di noi è rappresentato da questo pallino a cui punto corrisponde un'altezza e un peso. Vorremmo riuscire a descrivere la correlazione tra altezza e peso tramite l'identificazione di un modello matematico. E in questo caso il modello che vorremmo ottenere è una retta che può essere in qualche modo descrittiva della correlazione tra queste due variabili. Si rappresenta fondamentalmente la retta come una qualsiasi retta, quindi con il suo coefficiente angolare e con la sua intercetta. Il punto e la costruzione del modello risiede nel calcolare la nostra intercetta e il nostro coefficiente angolare. Quindi difatti in questo caso l'identificazione del modello di machine learning consiste nel definire una tecnica che mi permette di calcolare intercetta e coefficiente angolare, ossia i parametri, in modo ottimale. Ottimale rispetto a cosa? In questo caso si cerca di trovare qualcosa ottimale rispetto a quella che è la distanza tra i singoli punti e una retta. In altre parole, vogliamo trovare la retta tale per cui le distanze tra i punti e la retta sono minimizzate. Quindi fondamentalmente vogliamo trovare la retta che è il miglior punto di incontro tra tutte quelle che sono le possibili rette. E difatti, dal punto di vista formalizzando il problema, ci troviamo di fronte a un problema di minimizzazione di una funzione. In questo caso è una funzione con un minimo globale e quindi matematicamente si può risolvere in questo caso e trovare quella che è la retta ottimale per la descrizione di questo fenomeno. Poi abbiamo il clustering. Il clustering è uno di quei modelli unsupervised. In cosa consiste il clustering? Il clustering, dato un gruppo di punti, consiste nel riuscire a seconda e sfruttando le loro caratteristiche, identificare gruppi i quali saranno formati da punti che hanno caratteristiche comuni e che quindi, dati i gruppi, arrivati al punto finale, ciò che vogliamo vedere e ciò che vogliamo avere sono gruppi che al loro interno sono composti da elementi molto simili tra loro. Quindi dal punto di vista di visualizzazione, quello che possiamo pensare sono tanti punti l'uno vicino all'altro che vanno a formare una sorta di sfera, e allo stesso tempo vogliamo che queste sfere molto compatte al loro interno risultino essere realmente molto distanti l'una dall'altro, che in questo modo assicuriamo che c'è la diversità tra diversi gruppi. Quindi con in mente questa intuizione si va a definire quello che è l'algoritmo. Contestualizziamo a un esempio che può essere quello dell'avere un insieme di fiori, i quali sono descritti dalla lunghezza e la larghezza dei loro petali. Quindi noi in base a queste due caratteristiche vogliamo verificare e definire dei gruppi di fiori con caratteristiche simili. Allora, qual è l'algoritmo con cui, nella maggior parte dei casi, sia una delle tipologie con cui si approccia il problema di clustering? È un algoritmo di cui non ho scritto il nome, poi lo devo aggiornare, che si chiama K-means, che consiste in questo. Dati e rappresentati, magari lo mostro. Allora, supponiamo che noi abbiamo questo insieme di dati, che sono i nostri fiori, sono rappresentati da la x che corrisponde alla lunghezza del petalo e la y che corrisponde alla larghezza, quindi in base a queste due coordinate sono rappresentate nel piano cartesiano.
A questo punto dobbiamo iniziare a definire una strategia, quindi il nostro algoritmo, che non è altro che una serie di step che ci permettono di arrivare a identificare questi gruppi. Allora, in modo del tutto casuale, stabiliamo tre punti da cui iniziare il nostro algoritmo. In particolare questi punti sono punti casuali e vengono chiamati centroidi. Saranno quindi i centri dei nostri gruppi. In questo caso siamo partiti utilizzando tre centroidi, possiamo partire con qualsiasi numero di centroide, poi andremo a vedere come scegliere il numero di centroidi che difatti poi corrisponde al numero di gruppi da identificare. Allora, il centroide è definito. Allora, a questo punto ogni punto, quindi ogni fiore, deve essere assegnato a uno di questi tre centroidi. Come viene assegnato? In modo molto semplice, come una metrica che può essere la metrica euclidea in questo caso, quindi calcoliamo quella che è la distanza da tutti e tre i centroidi e infine assegniamo il fiore al centroide che è lui più vicino. Quindi alla fine di questa operazione passiamo alla situazione in cui al centroide blu corrisponderanno un tot di fiori, al centroide rosso un altro tot di fiori e così anche per il centroide verde. A questo punto ripetiamo l'operazione perché è possibile che, visto che i centroidi li abbiamo posizionati in modo casuale, è possibile che i risultati che abbiamo ottenuto non siano veritieri ma siano dipendenti dalla scelta iniziale del nostro centroide, che è stata fatta totalmente in modo casuale e che quindi può essere vera quanto no. Quindi che cosa si fa? Una volta associati i punti ai centroidi, ricalcoliamo il centroide, ossia, dati tutti i punti verdi, faccio la media della lunghezza del fiore, la media della larghezza del petalo e ricentro il centroide al centro di questo cluster definito, quindi dove le coordinate del centroide sono la media delle due caratteristiche, lunghezza e larghezza del petalo. Quindi ho i nuovi centroidi e con i nuovi centroidi ripeto esattamente la riassegnazione dei singoli fiori, sempre utilizzando la distanza che i fiori hanno dal centroide. Questo processo continua fino a che le assegnazioni dei fiori non variano più. Questo può essere il primo metodo con cui fermarsi, quindi continua ad iterare ma i gruppi non cambiano, sono sempre gli stessi, è inutile, mi fermo. O altrimenti la seconda opzione è quella di definire una funzione da ottimizzare che fondamentalmente rappresenta la vicinanza dei punti all'interno del gruppo. Quindi io dico, voglio che questo processo continui fino a che, in modo tale da far sì che tutti i punti stiano più all'interno di un gruppo stiano il più possibile vicini agli altri. Questa funzione fa terminare quindi il processo di iterazione che abbiamo visto prima, nel momento in cui la variazione, quindi la riduzione della somma di della distanza tra i punti all'interno di un cluster non varia più. Quindi se tra lo step T e lo step T più 1 il miglioramento che ottengo nella funzione è piccolissimo, allora non ha più senso continuare perché corrisponde in poche parole al fatto che tutti i punti rimarranno assegnati sempre agli stessi centroidi. Come si sceglie però il numero di cluster? Noi in questo caso siamo partiti utilizzando tre centroidi. Avremmo potuto però compilare l'algoritmo utilizzando un centroide, utilizzandone due, fino a utilizzarne il numero di fiori che abbiamo. Quindi a quel punto avremmo identificato un gruppo con un fiore. Il nostro obiettivo però è quello di trovare il numero di gruppi ottimale, no? Quindi come si fa? Si rappresenta su un grafico quello che è la distanza tra i punti all'interno di ogni gruppo. Quindi in questo caso sappiamo che con due gruppi la distanza totale tra i punti è 5.000. Utilizzando tre centroidi la distanza all'interno dei singoli gruppi si riduce. Allora come facciamo? Scegliamo il valore del numero di centroidi tali per cui, aumentando il numero di cluster,
quindi aumentando il numero di centroidi, il miglioramento della distanza all'interno del gruppo è minimo. Quindi, per esempio, in questo caso, dopo 5 cluster, vediamo che di fatti la funzione resta per lo più piatta. Quindi non ha senso prendere un numero superiore di gruppi in quanto non apporta un miglioramento significativo, mentre vediamo qui che tra 2 e 3 il miglioramento, quindi la distanza tra i punti, scende di molto, il che vuol dire che stiamo andando a mettere insieme oggetti tra loro molto simili. Che cosa facciamo con i cluster? Una volta che abbiamo il cluster, magari in questo caso per i fiori, fiori con larghezze simili, di petali simili e lunghezze di petali simili corrispondono a una particolare famiglia di fiori. Quindi in questo caso poteva essere utile per andare a identificare varie famiglie di fiori e conoscerne anche le caratteristiche, in questo caso le caratteristiche dei petali. Come si utilizzano i modelli, come può avvenire in una pipeline di intelligenza artificiale, il modello di machine learning viene inserito all'interno dell'intero processo e quindi di fatti è uno step che si colloca all'interno di una serie di step più lunga, e il modello generalmente è inserito all'interno del data product finale. Ok, una cosa che spesso è sottovalutata, ma che in realtà è importantissima per un data scientist e per una persona che svolge delle analisi, è quella di riuscire ad essere in grado di comunicare le proprie scoperte. Quindi il data scientist, oltre a dover avere un background scientifico e informatico molto forte, deve essere anche in grado di comunicare col pubblico e quindi di tradurre ciò che ha fatto in modo più o meno complesso in modo molto semplice che le persone che lo ascoltino possano capirlo. E diciamo che il mezzo più semplice con cui fare questa cosa è il cosiddetto storytelling, che è sicuramente qualcosa che ultimamente sta spopolando, ossia la capacità di raccontare cose complesse tramite l'uso di una storia, e la visualizzazione. Per esempio c'è questo prodotto che è stato sviluppato da un gruppo di ricercatori del New York Times. Sono persone che sono bravissime a compiere visualizzazioni e quindi a sintetizzare i dati in delle rappresentazioni. Per esempio, in questo caso volevano mostrare quelle che erano le morti tramite armi in America. Ovviamente un'analisi del genere magari può nascere da quello che è il dibattito che si sta avendo sulle armi negli Stati Uniti, quindi vediamo che effetto hanno di fatti sulle morti le armi. Quindi che cosa fanno? Andiamo avanti. Allora, loro definiscono questa finestra dove ogni quadratino corrisponde a una persona morta tramite l'utilizzo delle armi, e ci dicono qua sopra che tutti i quadratini sono 33.000, quindi in un anno ci sono 30.000 persone che negli Stati Uniti sono morte per un colpo di pistola. Vanno avanti e dicono: ci focalizziamo sul terrorismo, stanno descrivendo con queste frasi quelli che sono i dati che loro stanno considerando. Quindi in questo caso dicono: se ci focalizziamo solo sul terrorismo, sulla polizia eccetera, vediamo che di questi 33.000 questa porzione è stata ammazzata tramite atti terroristici eccetera eccetera. Continuiamo ad andare avanti e ci rendiamo conto che 2/3 dei morti con l'utilizzo di armi sono morti suicidi. Di questi l'85% sono maschi, più di una metà sono uomini con età maggiore ai 45 anni, e poi ci descrivono l'altro terzo che era rimasto fuori, sono circa 12.000 persone che sono morte per omicidio. Molti sono uomini giovani, quindi con età inferiore ai 35 anni,
e 2/3 sono neri. Quindi si occupano anche di quella che è la causa femminile, no? Quindi tra queste morti ce ne sono circa 1.700 che sono donne, morte per violenza domestica, e il resto delle persone che non hanno definito ancora sono morte per accidente, per un incidente o altrimenti non era noto il motivo della morte. Vedete come, in modo abbastanza semplice, poi in realtà è complesso fare queste cose, però per l'utente finale è molto semplice seguire un'analisi del genere, sono riusciti a trasmettere un messaggio che è potente. E questo è l'obiettivo della data science, del data scientist, riuscire in modo semplice a trasmettere il contenuto dei dati. Ok, quindi diciamo che questa è la pipeline del data scientist, partire dall'idea, trovare i dati, esplorarli, modellarli e cercare di dare un output finale. Adesso volevo un attimo presentare quelle che magari sono delle casistiche di applicazioni di data science più note e a cui spesso cerchiamo di darci una domanda, ma magari senza sapere è difficile darsi una spiegazione. Allora, il primo caso che vorrei trattare è quello del sistema di raccomandazione. Il sistema di raccomandazione è qualcosa a cui tutti siamo soggetti nel momento in cui sicuramente navighiamo su Amazon o su Netflix. In cosa consiste il sistema di raccomandazione? È per l'appunto un sistema che è di fatto un sistema di filtraggio, ma che applica i filtri sui dati che Amazon ha rispetto a quelli che sono gli interessi dell'utente. Quindi Amazon ha il suo database che contiene tutti i prodotti, riconosce Cristina che sta facendo il login, quindi a Cristina non fa vedere tutti i prodotti, bensì li filtra e fa vedere ciò che gli interessa. Ovviamente la domanda è come fa a fare una cosa del genere? Allora, il sistema di raccomandazione si può dividere in due tipologie, il collaborative filtering e il content based filtering. Il collaborative filtering fondamentalmente è basato su un'ipotesi che è quella che nel tempo le similarità tra due utenti diversi non cambiano, quindi se io oggi sono simile ad Anna in un certo modo, domani lo sarò allo stesso modo e lo stesso vale per gli oggetti. Se l'oggetto lampada è considerato vicino all'oggetto lampadina oggi, domani continuerà ad esserlo e continueranno a piacere nello stesso modo. Allora, come stavamo dicendo prima, il definire un prodotto, un data product prevede il collezionamento di dati. In questo caso, come fa Amazon ad avere i dati su di noi? Cioè, come fa a sapere che a me piace la musica e quindi potrebbe interessarmi acquistare una chitarra rispetto che un libro? Allora, una prima cosa che fa è una raccolta dati esplicita, ossia tranquillamente tramite dei moduli, magari tante volte non ci rendiamo nemmeno conto di rispondere, ci chiede di dare una valutazione a un item, quindi a un oggetto, ci può chiedere di semplicemente effettuare magari una ricerca e cerco ciò che potrebbe piacermi, no? Ciò che mi interessa, non faccio una ricerca su qualcosa che non interessa. Chiede di magari ordinare degli oggetti a seconda di una preferenza e magari chiede anche proprio all'utente una lista di oggetti che potenzialmente potrebbero interessarli. Questi sono tutti i dati che Amazon colleziona e con cui mette su i sistemi di raccomandazione che vediamo, a cui siamo soggetti. E un altro tipo di dato è una raccolta di dati implicito, quindi magari nel momento in cui stiamo navigando sul loro sito, loro raccolgono quelli che sono gli item su cui abbiamo cliccato, quindi sanno che appena si è aperta la pagina la mia attenzione è caduta immediatamente su quell'oggetto, quindi probabilmente quello è un oggetto che mi interessa di più rispetto a quello che non ho cliccato. Quindi tutte queste informazioni le utilizzano per arrivare a costruire una matrice in cui hanno o gli utenti e gli utenti, ora vedremo, e fondamentalmente quello che fanno è: io conosco l'utente A, l'utente B, l'utente C e l'utente D e voglio sapere quanto questi utenti sono simili tra loro. Perché se mi rendo conto che A è simile a D, nel momento in cui A compra una lampadina e D la lampadina non l'ha comprata, probabilmente se D è simile ad A, io a D potrei suggerire di comprare la lampadina. E
in modo opposto possiamo avere invece la similarità tra gli oggetti, quindi oggetto A, oggetto B, oggetto C. A è simile a C, io Cristina acquisto A, quindi magari supponiamo che acquisto la lampada, molto probabilmente se lampada è un oggetto simile a lampadina, se Cristina ha acquistato la lampada, allora molto probabilmente acquisterà anche la lampadina, perché sono cose che viaggiano di pari passo. Ed è per questo che ogni tanto rimaniamo stupiti, cavolo, sto comprando un computer, mi suggerisce di comprare questo adattatore, era proprio quello che mi serviva. Perché basano su quella che è la similarità degli item. Quindi se vediamo un esempio, abbiamo qua gli utenti e una serie di oggetti. Vediamo che l'utente E non sappiamo se comprerebbe o meno, acquisterebbe o meno questa televisione. Allora che cosa facciamo? L'utente E risulta essere simile a B e a C. Perché? Perché se vediamo le valutazioni che lui ha messo sul libro sono di fatti le stesse. E lo stesso avviene tra B, per esempio sul joystick, ed E. Quindi che cosa fa? Vediamo gli utenti più simili se hanno acquistato o no la televisione. B e C non hanno acquistato la televisione, quindi di fatto ciò che ci aspettiamo è che E non acquisti il prodotto, e quindi io magari quel prodotto non glielo faccio nemmeno vedere. Quindi filtro a seconda di quelli che sono gli interessi dell'utente. Poi abbiamo il content based filtering, che invece, come avete potuto notare qua, in questo caso io non menziono e non tengo in considerazione la caratteristica del prodotto. Non mi interessa se sto parlando di una lampadina o di un computer. L'importante è che io riesca a dire se due prodotti sono simili o meno, indifferentemente da ciò che sono. Invece il content based filtering è qualcosa che basa il suggerimento che Amazon ci fa sull'oggetto in sé per sé. Quindi ci saranno un insieme di parole chiave che descrivono un televisore e ci sono poi i profili degli utenti, quindi ogni utente viene descritto secondo quelle che sono le cose che gli piacciono di più e le cose che gli piacciono di meno rispetto a quella che è l'interazione che ha con Amazon, quindi come si muove all'interno della pagina. Quindi si costruiscono veri e propri modelli delle preferenze degli utenti, che sono sostenuti da modelli matematici, statistici e anche di machine learning. E infine, come funziona l'algoritmo nel momento in cui abbiamo le parole che descrivono gli oggetti e gli utenti descritti da specifici modelli? L'algoritmo quello che fa è di raccomandare oggetti simili a quelli che l'utente ha acquistato nel passato. Quindi in questo caso abbiamo che Luigi ha acquistato precedentemente una camicia nera con il colletto, una camicia grigio scuro con il colletto, e ora io voglio tra una camicia blu senza colletto e una camicia grigio chiaro con il colletto decidere quale dei due raccomandargli. Vedendo la sua storia passata, ossia il fatto che Luigi acquista camicie tendenzialmente scure con il colletto, il sistema di raccomandazione tenderà a offrire, quindi suggerire, la camicia grigia con colletto rispetto che quella azzurra. Quindi questo è la seconda tipologia di approccio che un sistema di raccomandazione ha. Nel tempo, per rispondere in modo sempre più accurato a quella che può essere una domanda di un utente, ciò che avviene è che queste due tipologie di modello vengano tra loro fuse e utilizzate insieme. Poi un altro sicuramente importante luogo dove vengono applicati i modelli e le tecniche di data science sono sicuramente i social network. Allora, immaginiamoci che un social network è composto in questo modo. Ci sono i puntini, che vengono chiamati nodi, che siamo noi. Quindi su Facebook ogni punto in questo caso rappresenta un account, e questi account sono collegati da un arco tra di loro nel caso in cui due persone sono tra loro amiche. Quindi se immaginiamo questo essere un grafo, si chiamano grafi questi tipi di rappresentazioni, che di Facebook abbiamo, magari supponiamo questo sia il grafo di Facebook dell'Italia, quindi tutti i pallini sono persone che dichiarano di vivere o essere italiane.
E a seconda di quelle che sono le loro preferenze, quindi i like che hanno messo su Facebook, sulle pagine, Facebook magari li caratterizza come rossi nel caso in cui abbiano il like alla pagina del PD e verdi nel caso in cui abbiano il like alla pagina di Salvini. Allora, che cosa succede? In questo caso vediamo che tendenzialmente, questo è un fenomeno anche sociale, tendiamo a circondarci di persone che bene o male la pensano come noi. Quindi è molto facile e ricorrente che il colore a cui appartengo è lo stesso del colore dei miei amici. Quindi difatti amici di amici che nella rappresentazione risulteranno essere tra loro più vicini perché hanno tante conoscenze comuni e quindi si stringono tra di loro, hanno lo stesso colore, quindi supponiamo e sono molto connesse tra loro. La stessa identica cosa succede ai blu, quindi abbiamo rossi e blu che sono due gruppi molto densi, quindi composti da tanti punti che sono molto connessi tra loro e ci sono in dei casi degli archi che collegano il rosso e il blu. Il problema, che è un problema ricorrente, che ha detto anche delle camera dell'eco, è che un'informazione che circola all'interno del rosso non è detto che riesca a uscire da questo circolo che è il rosso ed arrivare al blu. Quindi quello che succede è che l'informazione del rosso risulta essere parziale rispetto a quella che è l'informazione che potrebbe ottenere dai blu e lo stesso avviene per i blu. Quindi il problema e i fenomeni che si riscontrano è che noi siamo tendenzialmente portati a leggere notizie più vicine al nostro modo di pensare. Se sono simpatizzante di una certa ala politica e seguo quelle persone sui social, le informazioni che ho sono informazioni su di loro che derivano dai loro profili, quindi mi danno la possibilità di avere un determinato punto di vista. Cosa opposta nel caso in cui appartenga a un'altra fazione. Quindi la cosa ottimale, e non so se l'avete notato se avete Facebook, nel periodo di elezioni Facebook suggeriva tutti quelli che erano gli account ufficiali di tutti i partiti candidati alle elezioni italiane. Perché faceva questo? Perché se io seguo un particolare schieramento politico e ricevo informazioni su quel partito, non ho informazioni sugli altri. Quindi l'unico modo per aprirmi ad informazioni di altro genere è iniziare magari a entrare a far parte delle comunità che seguono gli altri esponenti politici. Quindi questo è un problema molto ricorrente che in politica è facilmente descrivibile, ma avviene anche in argomenti della vita di tutti i giorni. Solo magari seguo una pagina che mi interessa particolarmente, so di quella cosa ma non so del resto. Mentre su un altro fenomeno che sicuramente conosciamo è quello del potresti conoscere, sia sui social, dove abbiamo una nostra utenza, un nostro profilo, ci viene suggerito quali possono essere le persone con cui potremmo stringere amicizia. Come viene fatto questo suggerimento e come fa ad essere così minuzioso e azzeccato? Allora, diciamo che ci sono varie tecniche. L'idea è sempre quella di partire dalla rappresentazione che avevamo prima, ossia ogni persona è rappresentata da un punto e i punti sono connessi tra loro nel caso in cui queste persone hanno stretto amicizia. Supponiamo per esempio in questo network, in questa rete sociale, di avere queste 5 persone. Le blu sono le connessioni già presenti all'interno della rete e in rosso tratteggiato abbiamo le connessioni che potenzialmente Facebook potrebbe suggerire. A quel punto Facebook dice: su queste potenziali quali propongo? Allora, un primo metodo è di calcolare quelli che sono gli amici in comune, ossia devo decidere se proporre la connessione tra A e D e tra A e E. A e D hanno due amici in comune e il calcolo degli amici in comune fondamentalmente è contare quanti punti si ha insieme, quindi A e D hanno C in comune e B, quindi 2, mentre A ed E hanno come connessione comune solo B. Di conseguenza, molto probabilmente, se io ho più amici in comune con D, allora
conosco, potrei conoscere D e potrei conoscere con meno probabilità, e se devo suggerire una delle due amicizie, suggerisco quella con il numero di amici in comune più alto. Questo non è l'unico modo per calcolare queste connessioni, ci sono dei modelli molto più complessi, queste sono le misure di base utilizzate che già riescono a dare dei risultati buoni. Ci sta il Jacquard coefficient, che è lo stesso del precedente, solo che divide gli amici in comune per il numero di amici totale che ho. E poi c'è il preferential attachment, che è una metrica che viene e che descrive la seguente intuizione, ossia che persone con tanti amici tenderanno ad avere più amici. È rappresentato da questo prodotto, e quindi io, nel momento in cui voglio andare a vedere se la connessione tra A e B è più probabile della connessione tra A e C, quello che faccio è di moltiplicare il numero di connessione che ha A per il numero di connessioni di B, lo stesso faccio tra A e C e verifico quello che mi dà lo score maggiore. Lo score maggiore è la richiesta di amicizia che propongo. C'è qua un link di riferimento a quelle che possono essere altre metriche interessanti da considerare. Allora, quindi passiamo al cloud computing. Il cloud computing è quella, definiamola come, innanzitutto, come non una nuvola. Cioè, almeno l'idea nel mio immaginario, il cloud è una nuvola, e quindi immaginavo questa nuvola in cui i dati vagavano. Difatti il cloud non è altro che l'insieme di computer fisici. Allora, precedentemente, immaginiamo il caso di un'azienda, ogni impiegato ha il proprio computer su cui vengono installati precisi software che devono essere pagati dall'azienda per permettere all'impiegato di lavorare su quel software. Ad oggi, con il cloud computer, c'è la possibilità di evitare di dare ad ogni impiegato un computer che abbia installati una serie di prodotti, bensì c'è la possibilità di dare all'impiegato un computer che contenga un unico prodotto, che è l'applicazione che permette l'accesso al cloud. Che cosa vuol dire accedere al cloud? Vuol dire accedere a dei servizi con cui si accede tramite connessione internet, ma che di fatto vengono compilati e girati all'interno di macchine fisicamente presenti in dei data center, in dei luoghi adatti dove tutte queste macchine si trovano. Un esempio di cloud computing, per esempio, è il servizio mail di Google. Noi, tramite un account personale, accediamo alle nostre mail, che però non abbiamo sul nostro computer. Quindi nel momento in cui non abbiamo connessione internet non possiamo accedervi. In quel momento noi, quando facciamo i login, stiamo esattamente accedendo ad un servizio di cloud computing, il quale appunto archivia i nostri dati, che non sono più quindi sul locale, bensì stanno in locale ma su un'altra macchina, quindi una macchina remota. Come è strutturato il cloud computing, un sistema di cloud computing? Si compone da back-end e front-end. Front-end è tutto ciò a cui noi siamo esposti, quindi a cui l'utente finale è esposto, mentre è l'applicazione che si ha sul dispositivo per accedere al sistema di cloud computing, e poi ci sta il back-end, che sono quella serie di macchine che formano di fatti il cloud. Su queste macchine qualsiasi tipo di servizio può essere erogato. In generale, una caratteristica di questo back-end è che se c'è da parte delle aziende la richiesta di 10 macchine, tendenzialmente chi gestisce il sistema di cloud computing ha 20 macchine invece che 10, perché nel caso in cui qualche macchina dovesse rompersi, sono computer, quindi si rompono anche quelli di Google e di Facebook, hanno la possibilità di fare un recovery e di sfruttare la ridondanza, quindi dei dati che sono replicati su diverse macchine, per continuare ad accedervi nonostante magari le macchine principali siano momentaneamente inutilizzabili. Perché si deve utilizzare ed è conveniente utilizzare il cloud computer? Siamo disposti ad affidarci a delle strutture che di fatti non conosciamo, no? Che
che nel nostro immaginario si trovano su una nuvola. Allora, diciamo che sicuramente possiamo accedere al servizio da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento. L'unica cosa che ci serve è avere la connessione ad internet. Ci sono sicuramente meno spese di hardware, perché nel momento in cui io posso utilizzare una macchina che è più potente del mio computer senza doverla acquistare e pagandola solo per il tempo in cui ne ho bisogno, è sicuramente un risparmio, perché evito di acquistare computer che con potenze eccessive rispetto a quello che poi è l'uso quotidiano che richiede magari. E ovviamente dal punto di vista aziendale non c'è il bisogno di pagare e pagare gli incrementi di software che vanno installati sulle macchine individuali degli impiegati. E inoltre i sistemi cloud offrono la possibilità di archiviare i dati di un'azienda, i dati di un'università, anche eventualmente i dati privati. Quindi si aprono in questa prospettiva dei dubbi, che sono quelli relativi alla sicurezza e relativi alla privacy. Quindi sulla sicurezza, sto facendo nel momento in cui utilizzo uno spazio cloud come un archivio di dati, sto fondamentalmente dando quello che è il mio patrimonio di dati, che come abbiamo detto prima ha un valore economico molto grande, nelle mani di qualcuno che non conosco. Però ciò che bisogna ricordare è che questi sistemi basano tutto il loro lavoro su aziende che utilizzano i loro servizi dall'archiviazione dati alla compilazione di software. Difatti quindi sarebbe per loro andare contro il loro business non assicurarsi che ci siano delle politiche di sicurezza molto forti. Quindi difatti sono proprio questi sistemi che in molti casi trainano quella che è la ricerca nel settore sicurezza, perché è fondamentale per il loro business. Dal punto di vista di privacy invece consideriamo il fatto che, come dicevamo prima, c'è la possibilità di accedere ad un servizio da potenzialmente qualsiasi dispositivo nel momento in cui si possiedono le credenziali. Quindi sicuramente ciò che si fa è di elaborare dei servizi di dei login un po' più complessi, che possono essere per esempio oltre la password del nome utente un two factor authentication, ossia magari distribuire un token che è quello della banca che fondamentalmente aggiunge una parte alla password che noi conosciamo ed inseriamo, ed è fondamentalmente una serie di numeri momentanea che vale per 60 secondi ed è esattamente il momento in cui te la stai consultando e la inserisci nella piattaforma. Rispetto a queste due tematiche comunque ci sono dei dibattiti che stanno andando avanti rispetto a quelle che possono essere dei provvedimenti legislativi necessari da prendere per garantire la sicurezza dal lato utente sia dal lato di colui che offre il servizio, e sicuramente è necessario pensare un po' anche a quello che è l'impatto che il cloud sta avendo in generale sul settore dell'informazione, in quanto in determinati casi può trovarsi a sostituire quelli che erano magari prima compiti svolti da altri settori dell'IT. Perché il cloud computing è importante per i big data? Perché i big data sono appunto tanti, molto spesso utilizzare le proprie macchine, computer portatili per svolgere complicatissimi compiti non è sufficiente, e quindi ciò che si fa è appoggiarsi a questi servizi che mettono a disposizione dei computer potentissimi che in poco tempo magari riescono a svolgere calcoli che un computer non completerebbe mai. Esatto, quindi questo. Adesso volevo proporvi molto velocemente una piccola analisi della Divina Commedia tramite strumenti di data science. E metteremo a disposizione il codice per eventualmente riprodurre, nel caso in cui foste interessati, queste analisi con i ragazzi. Allora, diciamo che siamo partiti da una domanda, diciamo cerchiamo di svolgere questa analisi. Sono domande o curiosità prima di andare avanti? Diciamo, sì. Esola un po', però è sempre sui data scientist. Lei come ritiene che impatto ritiene che avrà
il GDPR, il regolamento europeo, il nuovo regolamento europeo che entra in vigore il 25 maggio sulla privacy e anche su, diciamo, la trattabilità dei dati, per esempio nel campo della ricerca. Sicuramente nel campo delle pubbliche amministrazioni, come ministeri e anche le scuole, avrà un impatto anche abbastanza oneroso, però in termini di, visto che il machine learning è basato proprio sull'acquisizione di grandi moli di dati, e adesso il GDPR va a limitare soprattutto sul trattamento, cioè il principio di minimizzazione, per cui non si possono utilizzare, trattare i dati se non per una specifica. Avevo letto un articolo su Wired che diceva appunto che, diciamo, la comunità scientifica, dei data scientist, diciamo quelli che fanno ricerche magari un pochino più importanti rispetto a quelle dei social network, che, diciamo, sono soprattutto sul marketing o deviate sulla politica come quelle di Cambridge Analytica, però esistono dei campi di ricerca sulla salute, sull'educazione, che invece necessitano di questi dati per produrre dei risultati. Volevo capire se lei aveva una opinione in merito e quale. No, sicuramente dei vincoli imporranno una riduzione di quelli che sono magari i dati che si hanno a disposizione oggi. Ciò non toglie però che penso, però su questo sto parlando in modo non del tutto consapevole, che in delle situazioni e dei contesti, soprattutto quando si parla di ricerca e quindi di sviluppo di metodi, per esempio dal punto di vista della salute, che possono portare un grande avanzamento in quella che è la scoperta magari di malattie genetiche, sicuramente saranno presi dei provvedimenti. Tutto ciò considerando il fatto che sono già tante le tecniche utilizzate per criptare i dati che vengono utilizzati. Anche chi fa ricerca con i DNA non sa il DNA che appartiene. Quindi il problema sta anche in quella che è la capacità tante persone che fanno hacking e che di fatti magari riescono, nonostante i dati siano criptati, a da un modello di machine learning riuscire a tracciare il dato e sapere da chi viene. È ovvio, in generale, per quanto riguarda il GDPR, se ci sono delle regole bisogna rispettarle in qualche modo. L'impatto che può avere è sicuramente riduzione dei dati a disposizione, quindi restrizione di politiche Facebook e Twitter rispetto a quello, anche il consenso dell'utente, che sicuramente spesso va tenuto in considerazione per utilizzare o meno il dato, perché di fatti se io continuo a dare a Facebook la possibilità di raccogliere i miei dati, è libero di farlo e anche di utilizzarli. E niente, quindi questo secondo me dal punto di vista di ricerca dipenderà tanto da quello che è l'obiettivo della ricerca e di quanto poi c'è il supporto del, magari dell'istituzione, nel rispetto di tutte quelle che sono la privacy per portare avanti la ricerca. Una parola rispetto alla ricerca medica: la legislazione italiana era già molto restrittiva, diciamo, gli unici dati sensibili oltre a quelli che riguardano la sicurezza nazionale per quanto riguarda la privacy sono quelli medicali, e comunque in ogni caso ogni GDPR sta imponendo una serie di nuove figure che devono essere DPO, eccetera, che devono essere appunto adesso comunque stabilite, e quindi comunque e devono vagliare l'utilizzo dei dati personali per diverse tipologie di attività. Però una cosa molto importante è che per esempio il GDPR sta non restringendo, ma chiaramente, per esempio, se si riutilizzano le informazioni personali degli utenti, informazioni che vengono raccolte all'interno di un'attività industriale qualunque tipo, anche per scopi di ricerca, allora gli utenti devono essere preventivamente avvertiti e devono esplicitamente approvare l'utilizzo dei loro dati personali anche per episodi, per fini di ricerca, qualora i dati effettivamente possano considerarsi come dati personali, cioè non sono dati aggregati a un livello tale che non è possibile risalire alla persona. Però c'è un rallentamento, ma non direi che c'è un
blocco di, no, qualche cosa. C'è un rallentamento oggi obiettivo perché tutte le industrie, per esempio, di internet in questo momento si stanno adeguando, ma già hanno iniziato un anno fa ad adeguarsi. Su cosa? Io quello che io so, voglio dire, abbiamo a che fare direttamente, e il regolamento è assolutamente in attuazione. Mi sembra che il garante non si è forse esplicitamente, solamente su una cosa non si è pronunciato, cioè sulla certificazione di questa figura di DPO. Cioè questa è, diciamo, su una cosa che sono una serie di cose poco chiare riguardo. Comunque sì, poi quando si parla di dati individuali e non aggregati, in generale è possibile fare data science anche su dati che non sono individuali. È ovvio che l'interesse magari è minore, però ci sarebbe tanto da fare, ecco, nell'ottica però, però all'interno della scuola ovviamente questo ha un'importanza, qualora appunto si intendano comunque utilizzare dei dati che vengono raccolti all'interno del mondo scolastico per anche, insomma, svolgere ricerche, indagini, diciamo, comunque analisi. E a questo proposito, ecco, occorre effettivamente avere cura che si vengano rispettate poi le, diciamo, le prerogative di tutela della privacy dei dati. Scusami Cristina. E di che? Altre domande? Ora iniziamo l'ultima parte, diciamo, sì, sì, concludiamo, sì, per l'una. Sì. Diciamo è 35 se è possibile. Sì. Grazie. Allora, per quanto riguarda la Divina Commedia, ho pensato di applicare un po' quella che è la pipeline che abbiamo spiegato stamattina, no? Quindi partire da farci una domanda, in questo caso magari svolgere un'analisi sulla commedia, magari riuscire a ottenere delle informazioni su questa partendo dall'ipotesi a priori che non ne conosciamo magari la struttura. E allora la prima cosa da fare è stata sicuramente quella di cercare la Divina Commedia online in formato digitale, e l'ho trovata su Wikisource, che è un contenitore di libri e opere digitali, e dava la possibilità appunto di scaricare in formato testuale, quindi un formato proprio di testo, il dato. Ho dovuto un po'... Ho aperto il dataset, magari ve lo faccio vedere anche qui. Non so perché. Allora, ho utilizzato Python per fare questo. Ho aperto il file di testo e come potete vedere questo era il risultato, no? Quindi c'era un paragrafo iniziale dove spiegavano inizia la commedia di Dante, quindi davano informazioni su quella che era la commedia, e sono difatti cose che a me interessavano poco, visto che volevo fare un'analisi di testo della commedia. Quindi... essendoci degli elementi di disturbo evidente, alcuni di questi li ho rimossi manualmente, quindi aprendo il formato di test e rimuovendo quelle che erano proprio informazioni superflue che non mi interessavano e che anzi mi mettevano in difficoltà nel momento in cui poi dovevo automatizzare un sistema di pulizia del dato. Quindi una volta levate quelle che erano delle parti non utili, quello che ho dovuto fare è che io avevo in un unico file tutti i canti delle tre cantiche della Divina Commedia, quindi, e dove ogni canto era introdotto da un paragrafo di una lunghezza superiore alla lunghezza dei versi della commedia. Quindi quello che ho fatto è di individuare e quindi tagliare il testo all'altezza di questi paragrafi. Quindi una volta che trovavo il paragrafo descrittivo, tagliavo e dicevo questo canto, questo è un canto. Andavo giù, questo è un canto, fino a non aver trovato 100 canti, ossia 34 per l'inferno, 33 per il purgatorio e 33 per il paradiso. Una volta che avevo trovato questo elenco di 100 canti, dovevo in qualche modo essere in grado di assegnare ogni canto alla sua cantica. Il modo in cui l'ho fatto è stato abbastanza semplice, in quanto il file ordinava il testo, quindi andava dall'inferno al paradiso in ordine logico e cronologico, e di conseguenza quindi i primi 100 canti, i primi 34 canti sono stati insegnati all'inferno e così via per i restanti.
Quindi una volta fatto questo, allora è molto importante che nel momento in cui si effettuano queste operazioni si controlli costantemente quanto i risultati che ottengo siano di fatti concordi a quello che è ciò che mi aspetto. Il data scientist deve in qualche modo, nel momento in cui parte a fare un'analisi, aspettarsi già qualcosa, perché quello è il modo giusto per riuscire a trovare cose che di fatti sono strane, quindi, o cose che possono essere sbagliate e che derivano da un'analisi sbagliata fatta in precedenza. Quindi una volta assegnate le cantiche siamo pronti, ho fatto un piccolo check, vedere se l'ultima parola degli ultimi canti fosse tutta stelle, fosse sempre stelle, e si va avanti iniziando la fase esplorativa. Generalmente quando si ha a che fare con i testi la prima cosa che si fa è di normalizzarli. Che cosa vuol dire normalizzare un testo? Mettere tutto in caratteri minuscoli, rimuovere la punteggiatura e rimuovere le stop words, dove le stop words sono di fatti delle congiunzioni, degli intercalari che nel linguaggio vengono utilizzate e che hanno un significato poco significato all'interno dell'analisi. Ciò che si può fare inoltre in questa fase di normalizzazione è di rimuovere anche delle parole che magari sappiamo essere presenti nel testo tante volte ma che sono poco indicative del testo in sé per sé. Per esempio, gran, ciascun, altri, poco, tante informazioni che non ci interessano più di tanto per capire di che parla il testo. Quindi, per ogni canto, vado avanti da qua, da un unico testo troviamo le cantiche, normalizziamo il testo e quello che facciamo è iniziamo ad esplorarlo. Quindi la prima cosa è: come struttura Dante la Divina Commedia? Ossia, quante parole compaiono all'interno di ogni canto? Il numero di parole uniche di ogni canto è bene o male lo stesso su tutti i canti di tutte le cantiche? Allora, per fare questo, semplicemente su ogni canto si calcolano il numero di parole che Dante ha, che sono in questo caso sono rappresentate da il blu, e le stanghette blu indicano invece quelle che sono le parole uniche. Quindi difatti quello che possiamo osservare è che Dante era particolarmente bravo ad utilizzare l'italiano, probabilmente perché usa molte poche volte le stesse parole, cioè ripete poche volte la stessa parola all'interno del testo, il che vuol dire che probabilmente aveva una capacità di linguaggio molto sviluppata. È un vocabolario molto grande. E ok, questo si osserva per l'inferno, o si può osservare, e diciamo che le parole si aggirano attorno alle 400 utilizzate in ogni canto. Questo avviene per l'inferno e si può riprodurre la stessa analisi anche per il purgatorio e per il paradiso, dove continuiamo a vedere che Dante di fatti si mostra assolutamente uniforme nella scrittura di questi, delle cantiche. Queste sono cose che, almeno per quanto mi riguarda, avevo letto e avevo studiato quando ero al liceo, alle medie, su un libro di testo, dove la Divina Commedia era spiegata, la struttura dei canti era spiegata, tutti avevano più o meno la stessa lunghezza. Difatti io in questo momento sono riuscita, senza aver letto nessun testo, ad ottenere le stesse informazioni facendo una semplice analisi, ossia semplicemente contando il numero di parole all'interno del canto, cosa che magari prima avevano fatta a mano, perché penso l'abbiano fatta, e cosa che ora invece si può fare in 10 secondi utilizzando un computer. Pure di meno. Poi un'altra cosa che possiamo fare è di cercare di capire quali sono le parole più utilizzate all'interno delle tre cantiche. Quindi vi pongo una domanda: guardando questa immagine, che cantica secondo voi rappresenta? Abbiamo le parole che sono amore, luce, sono le parole più frequenti di una delle tre cantiche. Secondo voi di quale cantica parliamo? Il paradiso. Quindi difatti abbiamo, diciamo, con questa visualizzazione un'idea, che è ovviamente un'idea approssimativa, un'idea generale, però di quello che è il contenuto del paradiso.
Diciamo che si può anche fare del lavoro su quella che è l'importanza della parola utilizzando la metrica del TF-IDF che aveva spiegato il professore per i motori di ricerca, quindi vogliamo vedere, tenere in considerazione sia la frequenza di una parola all'interno del testo che il numero di volte in cui la parola il numero di documenti in cui la parola appare, dove in questo caso i nostri documenti sono i canti. Quindi in questo caso, per esempio, prendendo il primo canto dell'inferno e mettendolo a confronto con i canti dell'inferno in generale, le parole più importanti nel primo canto sono feltro, paura, bestia, onore, fame, amore, selva, che danno un po' l'idea di quella che è l'introduzione che Dante fa nel momento in cui inizia il suo cammino. Questo può essere ripetuto per tutti i canti e per tutte le cantiche, il codice che metterò a disposizione lo farà già per tutte. E infine la cosa che possiamo fare è estrarre i personaggi che Dante incontra durante il suo cammino. Per fare questo si utilizza una tecnica di natural language processing, ossia il linguaggio naturale, che fondamentalmente sviluppa un'analisi grammaticale della frase e riconosce i nomi propri. Il nome proprio è riconosciuto come una entità di nome e quindi è in grado di estrarre da ogni canto le entità, quindi le persone che Dante incontra. In questo caso nel secondo canto del, non mi ricordo qua se era l'inferno, una professoressa di italiano subito esattamente incontra questi personaggi, dove include anche quelle che possono essere entità come Roma. E un'altra cosa interessante è vedere magari in quali cantiche i personaggi vengono incontrati, quindi dopo averli estratti li indicizziamo esattamente come fosse un motore di ricerca, e una volta che li abbiamo indicizzati chiediamo Paolo e troviamo magari che Paolo è nominato nell'inferno e nel paradiso, e così lo possiamo fare con tutti i personaggi, e addirittura potremmo anche vedere in quante volte appaiono nelle diverse cantiche, che può essere un'idea di quanto, diciamo, il personaggio è presente e di quanto è connesso a un mondo a un altro. Per esempio con Virgilio si notava dalla frequenza che a un certo punto Virgilio dalla Divina Commedia sparisce, perché c'erano il paradiso, l'inferno e il purgatorio in cui erano molto frequenti e poi di colpo non compare più. Quindi sono delle informazioni che magari lette così solo numericamente possono sembrare banali, ma che magari contestualizzate all'analisi possono rendere un'analisi del testo di Dante un po' più interattiva e indipendente anche. E l'ultima cosa che ho fatto è una clustering, di cui parlavamo prima, delle entità, e l'ho rappresentata sotto forma di social network. Quindi ogni persona, ogni punto rappresenta un personaggio che Dante incontra, e i punti sono connessi tra loro nel caso in cui appaiono nello stesso canto. Difatti probabilmente queste nuvolette che osserviamo di diverso colore sono proprio i diversi canti, però ci sono anche delle connessioni tra canti diversi, quindi è possibile che magari un personaggio di una famiglia menzionato in un canto dell'inferno, che viene poi ripreso da un altro personaggio appartenente alla stessa famiglia in un'altra cantica, questo tipo di rappresentazione può in qualche modo evidenziarci la connessione familiare che c'era tra due individui incontrati in due canti diversi, che magari in altro modo non avremmo saputo, avremmo dovuto studiare sul libro di testo quell'informazione. Mentre questo ci dà la possibilità di vedere in modo un po' più analitico tutto quello che Dante ha costruito. E questo è l'esempio, fornirò il codice su Google Classroom, così che se volete potete dargli un'occhiata. Perfetto.